Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Vincenzo Melone. Nel cuore e nella mente mi accompagna la reale convinzione di lasciare la guida di un'organizzazione unica, un'eccellenza del nostro Paese. Credo che la parola incontro descriva meglio di ogni altra il motivo conduttore del mio agire e in qualche modo ne rappresenta la sintesi, cartina di tornasole di un periodo che oggi trova qui il suo coronamento. Ed è proprio così, dall'aprirsi all'incontro con il personale, le istituzioni, la società civile, gli operatori del settore, dallo scambio di esperienze, dalla reciproca conoscenza, sono nate a mio giudizio le cose migliori. Prende la parola il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Sento dunque alta la responsabilità dell'incarico, consapevole del patrimonio di capacità costruito negli anni da tutti gli uomini e le donne delle Capitanerie di Porto. Uomini e donne che hanno dimostrato di saper affrontare tutte le sfide, anche le più difficili, le più imprevedibili. Il Corpo delle Capitanerie di Porto, nello svolgere compiti ricadenti nelle specifiche responsabilità e attribuzioni di diversi dicasteri, nonché di organizzazioni internazionali, è un modello di flessibilità gestionale e reattività esecutiva. Io ringrazio davvero per questa l'attività svolta dalle Capitanerie di Porto, io le ho viste in azione, certamente li ringrazio per la loro straordinaria attività. I protagonisti di questo passaggio di testimone alla guida del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera sono due alti ufficiali con una grande esperienza e un grande prestigio che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare in questi tre anni trascorsi al Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai quali esprimo le mie congratulazioni sincere per i risultati che sono stati raggiunti e il mio augurio per il lavoro che dovrà essere svolto alla guida di un corpo che è un vero e proprio riferimento per tutta la comunità marittima. Questa procedura ci ha consentito, credo, anche di procedere alla nomina dell'ammiraglio Pettorino, riconoscendo in lui, scegliendo in lui, l'uomo che le Capitanerie hanno espresso con più forza e con più professionalità. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver fatto questa scelta in questa occasione.